Buongiorno a tutti amici e amiche e ben ritrovati sul canale del Commissar Technology. Oggi andiamo a vedere uno smartwatch della Microwear, il Watch 8 Pro. Uno smartwatch che strizza l'occhio all'Apple Watch ma in una forma tonda. Quindi andiamo insieme a vedere il video e poi sotto al video ditemi cosa ne pensate se l'Apple Watch facesse uno smartwatch tondo. Ma andiamo a vedere il video dopo la sigla. Eccoci qua al solito unboxing veloce dove troviamo lo smartwatch che lo vediamo dopo. Questo è il libretto delle istruzioni in consuetudine cinese e inglese abbastanza dettagliato. Lo leviamo. Qui abbiamo i cinturini, attacco Apple Watch, sono leggermente più piccoli del formato da 45, vi faccio vedere come si inseriscono. Eccoli qua, stiamo già sbagliando. Questo va inserito, come vedete, come se fosse un Apple Watch. Vediamo se riesco ad inserirli. Eccoli qua, quindi vedete anche gli attacchi. E questo va inserito da quest'altra parte, eccolo qua, e vanno ben incastrati qua dentro. E questo è lo smartwatch. Questa è la scatola, come vedete, Microwear Watch 8 Pro, il disegno dell'orologio che abbiamo visto. Qua dietro abbiamo l'app che è MActive Pro, che ultimamente sta migliorando molto. Qui il sito della Microwear e il nome dello smartwatch e nient'altro. Da questo lato invece abbiamo il colore che è silver. Facciamo la solita consueta prova del cavetto, tiene abbastanza bene naturalmente, eccolo qua, come vedete sì, va bene, non è proprio attenuta, però comunque quando voi l'appoggiate sopra va bene. E quando voi l'appoggiate sopra ha sempre il stesso solito discorso della lampadina. Loro la chiamano lampadina da comodino, in realtà vi dirà allora mentre sta in carica se l'ho impostate. Prima di dirvi un po' di caratteristiche di questo smartwatch vi voglio far vedere la grandezza. Qui alla mia destra ho praticamente il GTR 3 Pro e qua alla mia sinistra ho il Microwear. Guardate qua, come vedete su per giù o in linea di massima sono molto simili anche con lo spessore, ok? Quindi come grandezza siamo a livello del GTR 3 Pro, mentre il pannello utile è un po' più grande. Adesso vi racconto un po' di cose di questo smartwatch. Lui è 46x46, è spesso solamente 10,7 mm ed è fatto in lega di zinco. Pesa 60 grammi ed ha uno schermo IPS, ma non sembrerebbe, perché come al solito Microwear fa dei schermi molto belli, carichi di colore, che assomigliano agli AMOLED, tranne che per la profondità del nero, ok? Lui è 400x400 full touch, è un HD di risoluzione, è molto vivido come vi stavo dicendo. La CPU al suo interno è la solita Realtek 8762D da 90 MHz con una RAM di 192 KB e una ROM di 128 MB e ha un Bluetooth 3 e 5.0. Tutto questo insieme ci permetterà di avere uno smartwatch fluido e una durata della batteria buona. Intanto la batteria, non ve l'ho detto, ma è al litio da 240 mAh. Si ricarica in 2 ore e mezza, loro dicono che dura fra i 7 e i 10 giorni di uso normale, io vi dico che sicuramente sarà intorno ai 3 giorni, forse arriveremo a 5, ma poi quando faremo la recensione approfondita lo vedremo. E dicono che è 30 giorni stand by, è compatibile con iOS, Android e Harmony, ha l'NFC IP68 e ha più di 500 watch face. Qui sul lato abbiamo
il Magic Crown funzionante come vedete e il tastino stilovale tipo l'Apple Watch, però lo smartwatch è tondo. Era per quello che vi dicevo, vi piacerebbe uno smartwatch così della Apple, cioè fare un Apple Watch tondo? Scrivetemelo sotto al video. Da quest'altro lato abbiamo lo speaker, abbiamo visto già come si montano i cinturini con attacco Apple Watch e qua dietro abbiamo i sensori biometrici che fanno pressione del sangue, battiti cardiaci e ossigenazione del sangue. Ok, naturalmente questo ci porta al menu. Questo è accensione spengimento e null'altro. Il risveglio è con i tasti o al sollevamento del polso. Ok, e queste sono tutte quante le caratteristiche dello smartwatch. Adesso andiamo a vedere le sue funzioni. Eccoci qua, dall'alto verso il basso abbiamo il centro di controllo dove abbiamo i pagamenti Alipay, le informazioni. Questo è praticamente per attivare la chiamata Bluetooth. Qui abbiamo il codice QR code per abbinarlo. La luminosità che è solo manuale in tre posizioni, l'ho messa al minimo perché il pannello, come consuetudine della MicroWear, è molto luminoso. Quindi sotto al sole non avete nessun problema. Qua ci sono le impostazioni che le andiamo a vedere dopo. Poi uno swipe da destra verso sinistra, andiamo avanti. Scusatemi, avevo sbagliato. Sì, destra verso sinistra, andiamo avanti. Alipay rimane sempre fisso. Questo essendo un IP68, voi avete praticamente la funzione per drenare l'acqua, come avete visto. Poi qui abbiamo la modalità lampadina, quella che vi dicevo, adesso è spenta. Se voi l'attivate, quando è in carica, lui vi darà l'orario. Scusatemi. Poi qua abbiamo praticamente gli stili dei temi, che sono 5, dopo li vediamo. L'SOS. E poi abbiamo la ricerca dello smartphone, come sentite sta suonando, dello smartphone. E questo è quanto. Ritorniamo da quest'altra parte dove andiamo a vedere le impostazioni, dove abbiamo praticamente il tempo di accensione impostato adesso su 60 secondi, cioè quando si spegne lo schermo, oppure always on bright. Se impostate su always, scusatemi sempre l'inglese, always on bright, avrete praticamente quando lui andrà in pausa, avrete praticamente perenne, non temporizzato, una watch face con due lancette analogiche. Però non utilizzatelo perché quello consuma molta, praticamente molta batteria. Poi qui abbiamo le lingue, ci sono tutte le lingue possibili e immaginabili. Lo scuramento e la luminosità che abbiamo visto prima. Avete sentito che quando arrivano le notifiche lui fischietta? Sì, perché voi potete farle in modo che fischiettano, che vibrano, cioè fischiettano nel senso che hanno una suoneria, che vibrano, oppure che si accende il quadrante, è tutto impostabile. Qui abbiamo l'impostazione non disturbare, anche a tempo, il blocco dello smartwatch con il pin. Qui le notifiche, come vi ho detto, possono illuminarsi e vibrare, ok? Qua sulle suonerie potete impostare, come vedete, tre suonerie per lo squillo delle chiamate, oppure tre suonerie per praticamente tre toni per quanto riguarda le notifiche e tre suonerie per l'allarme differenti. Molto molto interessante. Questa è risveglia al sollevamento del polso, acceso spento. Qui abbiamo veramente il tempo. A cosa serve questo? Questo serve praticamente, voi potete disincronizzare, mettere in questa maniera qua e vi impostate la data e l'orario separati dallo smartphone. Quindi potete utilizzare lo smartwatch solamente come un orologio senza sincronizzarlo allo smartphone, scusatemi. Poi qui abbiamo sempre la modalità lampada, che è quella che vi ho detto prima, lo spengimento, il ripristino in fabbrica e le informazioni. Eccolo qua, Watch 8 Pro. Molto molto bello, vi dico che è molto bello, ve lo continuo a dire. Poi da sinistra verso destra abbiamo il menu a comparsa, dove abbiamo qua il riepilogo della data e dell'orario, abbiamo il meteo, come vedete qua il meteo lui vi dà praticamente solo un giorno, e qua è da verificare se vi dà l'umidità e praticamente i raggi UV, lo verificheremo nella prova approfondita. E poi qua le ultime app che voi avete utilizzato.
Dal basso verso l'alto abbiamo le notifiche, né emoticons né caratteri speciali, né si può rispondere, ma potete tentare di rispondere tramite l'assistente vocale. Come vedete arrivano, il carattere è molto chiaro, il display si vede molto bene e praticamente poi il messaggio arriverà fino alla fine, dopodiché verrà tagliato, cioè sarà tutto quanto sullo schermo, ok? Pure questo molto molto interessante. Ne memorizza 10. Da destra verso sinistra abbiamo i widget, quello del rilevamento dei battiti cardiaci, il riepilogo della giornata, il sonno, con il riepilogo della settimana, gli sport, il meteo, la calcolatrice e la musica. Li ho inseriti tutti io perché voi da qua potete inserirli, eliminarli oppure tramite la freccetta spostarli avanti, quindi potete personalizzare come vi pare. E poi qui abbiamo già visto, vediamo le watch face che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questa la potete caricare voi, ne potete caricare una e quando ne caricate un'altra, ce ne sono più di 500 nello store, andate a sostituire questa oppure la create voi, dopo vi faccio vedere come dall'app che è molto interessante. E l'altra cosa che è molto carina, vi faccio vedere un attimo un'altra cosa, vediamo se riusciamo ad andare a questa, se voi premete, come vedete cambia non solo questa ma anche quest'altra, eccola qua, molto molto interessante. Vi faccio vedere un attimo i menu, abbiamo 1, 2, vi faccio vedere la fluidità e funziona come in Apple Watch, come vedete apre l'app, scusatemi adesso ho premuto, abbiamo questo, poi abbiamo quest'altro, abbiamo questo, abbiamo anche questo e ripetiamo sempre abbiamo e poi ritorniamo a quello che io utilizzo di più. Adesso andiamo a vedere tutte quante le funzioni. Abbiamo sempre i passi, il sonno, la frequenza cardiaca, l'ECG, naturalmente le misurazioni per prendere per quello che sono le proveremo, ma sono sempre così indicative, la pressione sanguigna, l'ossigenazione del sangue, le attività, abbiamo il controllo musicale, ve lo faccio vedere, eccolo qua, ma l'avete visto già prima, poi abbiamo lo scatto da remoto, eccolo qua, abbiamo il registro delle chiamate, i contatti, la tastiera, l'assistente vocale, l'allarme, qui potete impostare l'allarme ma solamente dall'app, poi abbiamo l'allenamento del respiro, la calcolatrice, il timer, sempre presente il cronometro, poi abbiamo la mia carta, il codice sconto, questi praticamente sono due QR code che si possono caricare dall'app, ve lo faccio vedere dopo. Trova lo smartwatch, vi faccio vedere questa qua che è la torcia, che luminosità, guardate i bordi non sono né molti né tanti, si attestano su quelli come quelli del GTR Pro, del GTR 3 Pro, quindi vanno bene. Gli stili, il massaggio del polso, vibrerà, massaggerà, il calendario delle donne che va attivato dall'app, lo vediamo dopo. Potete attivare il risparmio energetico, il QR code che vi ho fatto vedere prima e le impostazioni, quindi è molto molto completo. Ma adesso andiamo a vedere quanto è ancora più completo con l'app che permette di fare altre cose. Eccoci qua l'app, naturalmente mi sono dimenticato di dirvi che nello smartwatch ci sono anche gli sport, ma li vediamo anche qui dall'app. Comunque iniziamo qua, l'app è la M Active Pro che ha fatto dei grandi passi. Qua in alto nella prima pagina abbiamo il riepilogo della giornata per giorno, settimana e luna sarebbe mese. Poi qui abbiamo il riepilogo del sonno, il sonno già ve lo posso anticipare perché già l'ho provato, lo rileva bene, però è sfalsato l'orario, poi lo vedremo nella recensione approfondita. L'ossigenazione del sangue sempre uguale, questa è l'ECG, normalmente non sono professionali questi, mi raccomando, poi la pressione sanguigna, non sono strumenti medici, ok? La frequenza cardiaca potete impostarla anche 24 ore su 24, le calorie bruciate, il registro degli sport, ok? Qua se andiamo negli sport, qua dallo smartphone potete praticamente lanciare la corsa indoor a piedi e ciclismo, ok? Poi andando qua avanti andiamo nella pagina quella dello smartwatch, dove qui abbiamo il tipo del modello, vi dice che è collegato le watch face. Allora la parte questa hot qua che voi trovate qua è a pagamento,
Voi però con una piccola spesa, se volete, di 7-6 euro, 7 euro, potete attivarle e saranno tutte gratis, mentre le altre qua sotto ce ne sono tante, sono tutte gratis. Vi faccio vedere solamente per esempio quelle digitali qua, per farvi vedere, queste sono quelle tutte gratis. Vi faccio vedere, ce ne sono moltissime, ce ne sono più di 500, ok? Quindi state tranquilli, avete tutti i tipi. Naturalmente quelle qua a pagamento, diciamo, hanno delle cose un po' migliori. Però se noi andiamo qua nel mio quadrante, voi potete creare un quadrante qua, potete praticamente impostare lo sfondo, la posizione dell'orario, il colore del carattere e la figura dietro, ma potete anche impostare un album, cioè 5 foto, ok? E praticamente lui farà tipo un carosello, le cambierà dopo un tot di tempo, oppure potete anche cambiare voi cliccandoci sopra. Qua potete scegliere praticamente 5 foto e sempre tutto il resto, oppure anche un piccolo video, diciamo come una GIF, ok? Quindi le voce fai sono belle, e poi quelle che voi avete installato lui le mette qua. Quindi voi, se poi dopo le volete andare a reinstallare, basta che andate qua, installazione record, e lui le installerà, così vi ricordate quelle che vi piacciono. Io ho provato queste e sono molto belle tutte quante, ok? Quindi per personalizzazione siamo a posto. Poi abbiamo qua le notifiche, potete ricevere le notifiche, tutto quello che volete. Adesso ci metto un po' di tempo, poi nella recensione approfondita vediamo meglio. Poi qui abbiamo per monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca, e lo monitorerà ogni 30 minuti. Poi qui abbiamo promemoria per bere l'acqua, trovalo allo smartwatch, e se voi lo premete vi faccio vedere, suonerà anche, come vedete. Questo è molto comodo, perché quelli che vibrano solo, per trovarli se stanno in mezzo a un mare di roba o hanno qualcosa sopra, non li trovate. Questo alza praticamente il polso, e questo è molto importante, lo dico sempre, potete impostare il tempo, cioè praticamente perché è importante, perché almeno voi la notte, se volete monitorare il sonno, qui imposterete il tempo di accensione, che ne so, dalle 7 alle 10, e lui dopo quel tempo non si accenderà più accidentalmente se voi muovete il polso, e di notte va benissimo. Questa è la spinta nel tempo. La mia carta era quello che vi dicevo. Da qua potete caricare un QR code, in questo caso lui vi dice dei vostri account, ma potete caricare anche praticamente un abbonamento che voi avete, una tessera del supermercato per gli sconti. Questi invece sono i codici di pagamento, peccato che noi non abbiamo attivato da noi PayPal, questi sono tutti cinesi, loro pagano col QR code, e PayPal anche ha praticamente un QR code per fare i pagamenti, però io ancora negli esercizi commerciali non l'ho trovato. Normalmente lui ha anche l'NFC, come già vi ho detto, ma non per i pagamenti. Qua ci sono i contatti frequenti, se mi ricordo bene se ne possono mettere 10, ma li proveremo sempre dopo quando avremo la lezione approfondita. Ma non vi preoccupate, perché se volete effettuare una chiamata, oltre ad avere il tastierino, potete utilizzare l'assistente vocale, dove voi gli direte chiama Antonio e lui vi chiamerà Antonio. E qua praticamente avete l'aggiornamento del firmware, questo per eliminare lo smartwatch, per scollegarlo, e qua da qua sopra, quando non è collegato, per collegarlo. Sul mio poi avete il riepilogo della vostra salute, il rapporto sulla salute, lo avrete qua sopra. Poi qui l'impostazione dei target, chiamo i target, l'impostazione dell'unità di misura. Poi qua avete praticamente il calendario mensurale, lo dovete attivare da qua, impostarlo da qua. Qui ci sono un po' di problemi comuni che vi spiega come risolverli. I feedback, questo è utile se avete qualche problema, voi andatelo a mettere qua, che magari loro ci ascoltano e mettono a posto le varie problematiche che si trovano. Qui potete impostare il colore del tema dell'app, io l'ho impostato verde, e qua le informazioni, ok? Devo dire che questo smartwatch a primo impatto, come anteprima, è molto molto bello. Vi faccio solamente notare una cosa, adesso io lo andrò a mettere in luminosità al massimo, e guardate come spara, attenzione che non vi colpisce. Me lo metto un attimo al polso, così vi faccio vedere come sta al polso. È veramente bello, da uno smartwatch che costa intorno ai 35 euro, non mi aspettavo che fosse così bello, ed eccolo qua, guardate.
Naturalmente i cinturini li potete cambiare, potete mettere quello che vi pare. A me piace molto. Bene, io qua sotto in descrizione metto il link dei canali amici malati di Smartwatch, di Revotech e di tutti gli affezionatissimi del canale del Commissar Technology. Veniteci a trovare. Metto più il link dell'acquisto. Lo proveremo. Scrivete qua sotto cosa ne pensate, quello che volete che io provi di più o di meno. E non avete paura di fare domande, ok? Vi do un abbraccio, vi ringrazio, venitemi a trovare nel canale Telegram e ci vediamo alla prossima.